Buon pomeriggio dal Colavolpe di Terracina, dove alle 14.30 l'Ostia Mare scenderà in campo contro la formazione dei Tigrotti di Raffaele Sergio nel quindicesimo appuntamento stagionale del campionato nazionale di Serie D Girone G, ultimo in trasferta per questo 2014 biancoviola. Queste le prime immagini dal Colavolpe, dove appunto tra poco scenderanno in campo i ragazzi di Roberto Chiappara. Diamo una prima visione dell'impianto di Terracina, dove appunto avverrà la gara arbitrata dal signor Raffaele Agrò della sezione di Terni, che appunto sarà direttore del match. Tra pochissimo vi faremo vedere, come di consueto, alcune immagini dell'ingresso in campo dei ragazzi e poi fare i puntati sul match con l'analisi post gara, il mister ai nostri microfoni. Campionato nazionale Serie D Girone G, Terracina Ostia Mare. Ostia Mare, Travaglini, Cesaretti, Angeletti, De Nicolò, Costantini, Martinelli, Piro, D'Astolfo, Matarazzo, Fanasca, Maestrelli. In panchina con mister Chiappara, Ludovici, Giorgini, Piaggiotti, Danese, Filippa, Sargolini, Palazzini, Maciocca, Rossi. Terracina, in bimbo, Benedetti, Anzalone, Giglio, Manzi, Testa, Flamini, La Rosa, De Angelis, Castaldi, Paris. In panchina con mister Sergio, Rampi, Bernini, Baldassarri, Mischini, Rondinelli, Di Bartolomeo, Rufo, Coquer. Dirige l'incontro il signor Agrò della sezione di Terni, coadiuvato da signori De Pisco e Greco, rispettivamente delle sezioni di Nocera Inferiore e Battipaglia. Buon divertimento a Forza Terracina. Raccontate una fase di partita dove non eravate brillanti, nel primo tempo avete avuto il pallino ma non siete mai riusciti a trovare magari l'imbucata giusta per finalizzare, poi dopo il gol vi siete un po' disuniti e vi avete ritrovato, ecco, in un episodio del pareggio e poi siete andati vicino alla vittoria, quindi nell'arco della partita avete fatto tre tipi di prestazioni.
Guarda, la sua analisi non mi trova particolarmente d'accordo, perché noi non, non ci siamo né disuniti e né eravamo poco brillanti, anzi secondo me noi abbiamo fatto una buonissima prestazione, abbiamo giocato a calcio su un campo comunque pesante e non abbiamo concesso nulla a Terracina. Terracina penso che la prima volta che ha calciato in porta è stato nel momento del gol, su una respinta nostra ha trovato il gol, la squadra anzi poteva subire il contraccolpo, invece ha reagito da grande squadra ed è arrivato al pareggio continuando a giocare a calcio, quindi io sono pienamente soddisfatto. Adesso è un momento che purtroppo non riusciamo magari a portare a casa i tre punti, ma questa è la strada giusta. E io non so cosa dovevano fare i ragazzi in più per provare a vincere la partita. Hanno creato tanto contro una squadra comunque che aveva bisogno di fare punti, quindi non era facile affrontarli. Però penso che la prestazione è una prestazione importante da parte dei miei ragazzi. Ecco, si è vista le cose migliori nel finale quando è arrivata la superiorità numerica e soprattutto con Giglio avete messo in grave difficoltà. Ecco, forse in quel momento vi è mancato qualche cosina, perché siete arrivati un paio di volte alle conclusioni, ma magari la brillantezza per mettere il pallone dentro, ricordo una conclusione forse proprio anche di Giglio a pochi secondi dalla Giglio fine. Giglio non è dei nostri. E Giglio il numero 6, Piro. Guardi, noi abbiamo creato tanto anche il primo tempo, ci è mancato proprio diciamo, il gol, ma noi abbiamo creato tanto e bene anche il primo tempo. E il Terracina poco e nulla. Quindi noi purtroppo, come dicevo prima, abbiamo subito gol su un calcio d'angolo, su una ribattuta e ci stanno il calcio. Noi abbiamo creato tantissimo, potevamo anche vincerla. Siamo stati bravi, fortunati comunque a pareggiarla, perché in un momento del genere non è facile reagire. Invece i ragazzi sono stati bravissimi, fino all'ultimo hanno giocato a calcio e hanno inserito e hanno fatto tantissime occasioni di gol, quindi, ma anche il primo tempo, non è che abbiamo pareggiato perché il Terracina è rimasto in 10, abbiamo pareggiato perché la squadra è rimasta in partita, viva fino all'ultimo e ha provato a giocare per vincere la partita fino all'ultimo.